Questo video nasce da una richiesta della nostra preside, professoressa Maria Luisa Mattiuzzo, nel corso del primo collegio docenti di questo nuovo anno scolastico. La preside, dopo averci illustrato per i punti essenziali della nuova legge del 13 luglio 2015 sulla nuova buona scuola, relativamente al comma 129, ci ha chiesto di avanzare delle proposte concrete, tecniche, per la valutazione dei docenti. Ed è appunto quello che vorrei fare con questo video. Prima vorrei semplicemente fare una piccola sottolineatura su quanto troviamo sul blog di Scuola Democratica. Cioè, anch'io penso effettivamente che per realizzare davvero una buona scuola ci voglia una buona discussione, la quale deve partire però da analisi approfondite e da proposte tecniche operative. Nella convinzione che io condivido, che ci sono effettivamente delle questioni sul tappeto che è non solo utile ma necessario affrontare, questioni che ormai da tempo che sono lì aperte, come quella della valutazione dei docenti, che è stata lanciata 21 anni fa nel decreto legislativo dell'aprile del 1994. Il primo passo che penso si debba fare è quello di analizzare con attenzione il testo del comma 129. Questo comma introduce con chiarezza una serie di criteri di valutazione dei docenti, criteri che erano del tutto assenti nel testo di 21 anni fa. Quali sono questi criteri? Sono sostanzialmente 6. Il primo è naturalmente la qualità dell'insegnamento. Il secondo criterio è il contributo che il docente dà al miglioramento dell'istruzione scolastica in cui insegna. Il terzo criterio è il successo formativo e scolastico degli studenti che gli sono affidati. Il quarto criterio sono i risultati ottenuti dal docente da solo oppure in gruppo relativamente al potenziamento delle competenze dei propri alunni e poi in termini di innovazione didattica e metodologica. Quinto criterio è la collaborazione alla ricerca didattica, la documentazione e la diffusione delle cosiddette buone pratiche. Sesto criterio è le responsabilità che egli si assume a livello di coordinamento organizzativo, didattico e di formazione del personale. Dato questo elenco bisogna cominciare naturalmente a ragionare. Ci sono dei criteri di valutazione che sono più semplici da valutare, più oggettivi tra virgolette, e sono per esempio il 4B, innovazione didattica metodologica. Questo è più facile da valutare. Oppure il criterio numero 5, collaborazione alla ricerca didattica. Oppure numero 6, responsabilità assunte. Questi sono criteri più semplici da valutare e meno complicati, più oggettivi tra virgolette. Ci sono altri criteri sui quali invece bisogna riflettere bene a livello collegiale, appunto, di docenti. Innanzitutto, cosa vuol dire un insegnamento di qualità? Su questo bisogna ragionare, perché questo è un po' il nucleo centrale, dovrebbe essere il nucleo centrale della valutazione del docente. Poi cosa si intende il contributo dato al miglioramento dell'istituzione scolastica? Bah, a me viene in mente, potrebbe essere la partecipazione del docente ai vari progetti che la scuola pone in essere. Il terzo criterio, ad esempio, poi, penso che sia personalmente da depennare tout court, in quanto si parla di successo formativo e scolastico degli studenti. Successo scolastico, uno può pensare che sia traducibile nei voti assegnati ai propri studenti alla fine dell'anno. Capiamo benissimo che questo criterio non è applicabile, perché se io vengo valutato sui voti che do ai miei studenti, allora che interesse ho a essere severo? Ma sarò di manica larga, naturalmente, questo è fin troppo ovvio. Ma anche il successo formativo non è valutabile, hic et nunc, non posso valutarlo al termine di un anno scolastico. Ci vuole un tempo lungo per valutare il successo formativo del mio lavoro sui miei studenti. Quando io vedrò i miei studenti fuori dal liceo, all'università e nel mondo del lavoro, allora potrò avere una misura del successo formativo del mio lavoro. Ma ci vogliono tempi lunghi e questo non è valutabile, perché in questi tempi lunghi si inseriscono dei fattori esterni che non dipendono più da me, quindi non è valutabile secondo me. Anche il punto 4A è controverso. Perché? Perché il legislatore parla di risultati ottenuti in termini di competenza, dando la didattica per competenze come una specie di fait accompli, come un fatto compiuto che ormai tutti i docenti dovrebbero fare, quando in realtà ancora oggi possiamo dire
che non solo i docenti italiani, ma anche i docenti a livello europeo ancora non hanno ben capito cosa si deve fare per realizzare un'effettiva didattica delle competenze, facendo riferimento al testo della raccomandazione del 18 dicembre 2006. Ancora non è chiaro perché nel corso online che ho seguito tra novembre e dicembre 2014, corso organizzato dall'European SchoolNet Academy, è stato chiaramente detto, è stato fatto un bilancio e si è visto come nessun paese, neppure la Germania e neppure forse un po' di più la Finlandia, hanno appunto a fine 2014 realizzato appieno quelle che sono le indicazioni contenute in questo grandioso e straripante e un po' anche caotico framework tratteggiato nel documento europeo del dicembre 2006. E quindi il legislatore italiano lo dà come, boh, ormai tutti i docenti italiani fanno in sé la didattica per competenze come se fosse la cosa più normale e scontata di questo mondo, ma in realtà non è assolutamente così. Possiamo dire anche, penso, neppure nella regione Veneto, che è stata quella che ha lavorato meglio sulla didattica per competenze. E quindi il 4A va sicuramente non depennato, ma un po', come dire, messo tra virgolette. Dopo aver individuato i criteri di valutazione, il passo successivo è creare una griglia di valutazione, come giustamente ci ha fatto osservare la nostra preside. Però a questo punto è necessario chiedersi, è meglio una griglia o una rubrica di valutazione? Che differenza c'è tra le due? Una griglia di valutazione è quella che, ad esempio, viene adottata ogni anno per valutare le prove dei concorrenti al Novum Certamen Catullianum che si tiene alla Zise sul lago di Garda. Ebbene, si tratta di prove elaborati unici che uno studente affronta una tantum, un po' come le prove di maturità. E quindi quello che è necessario è avere uno strumento per valutare i vari elaborati in maniera equanime, senza fare ingiustizie o torti. Per valutare invece durante l'anno scolastico, durante il percorso di liceo, un alunno, è più opportuno usare una rubrica di valutazione. A cosa serve una rubrica di valutazione? Serve sostanzialmente per indicare all'alunno valutato il percorso di sviluppo che lui può seguire per arrivare all'eccellenza, dicendogli: il tuo elaborato si colloca a questo livello, per raggiungere il livello successivo devi fare questo, per quello dopo devi ancora fare quell'altro. Quindi, siccome la valutazione dei docenti non vuole essere uno strumento per incasellare il docente una volta per tutte, ma deve essere uno strumento per indicare al docente un percorso di sviluppo professionale, allora sicuramente lo strumento più adatto è quello della rubrica di valutazione. Il passaggio successivo è quello di chiedersi se sia meglio adottare una rubrica olistica oppure una rubrica analitica. Gli esperti ci dicono che la rubrica olistica è più facile e veloce da scrivere e più agevole da comprendere. Quindi proviamo a costruire una rubrica olistica sulla base dei criteri individuati dalla legge 107 e diciamo a livello ipotetico che a livello adeguato collochiamo un insegnante che ha un'adeguata qualità dell'insegnamento perché è in grado di sviluppare il livello minimo di competenze richieste. E poi aggiungiamo un criterio alla volta fino a creare uno sviluppo, un continuum, un crescendo. Bene, questa è una possibile rubrica olistica che è facile da comprendere, chiara e lineare. È abbastanza semplice da focalizzare. Però al lato pratico risulta difficile da utilizzare, problematica, perché è normale, valutando un allievo, ma quindi anche un professore, che un allievo, il compito di un allievo abbia alcuni tratti, che so io, del livello 2, magari anche alcuni tratti del livello 5, perché no, del livello 3. A quel punto, in quale livello posso incasellare il compito dell'allievo oppure addirittura il docente? Quindi la rubrica olistica poi all'atto pratico crea molti problemi, molte discussioni, molte contestazioni, per cui non penso che sia quello che faccia al caso nostro. Sei dunque pressoché certo che
creare una rubrica olistica, da una parte sicuramente mi consente di risparmiare tempo e mi semplifica il lavoro, dall'altra però poi alla fine mi creerà dei problemi al momento pratico di valutare attribuendo dei punteggi. Allora proviamo a costruire una rubrica analitica e procediamo come da manuale. Quindi nella prima colonna di sinistra elenchiamo i criteri di valutazione. Come vedete il numero 3 l'ho eliminato. Il passo successivo è quello di decidere i pesi. Siccome non tutti i criteri debbono o possono avere lo stesso peso, allora discutiamo per esempio che in primis il dovere di un insegnante è quello di insegnare bene e quindi a questo criterio numero 1 attribuiamo il 75% del peso. E siccome è un blocco di punti cospicuo, è opportuno suddividerlo in tre sottodimensioni, e cioè ad esempio possiamo decidere che insegnare bene vuol dire primo saper costruire dei ponti relazionali con i propri alunni, secondo fare lezione in maniera efficace, terzo valutare gli studenti e gli apprendimenti degli studenti in maniera efficace. Successivamente decidiamo i pesi degli altri criteri, per esempio al criterio numero 2, siccome non tutti i docenti possono poi sempre partecipare attivamente ai progetti, diamo un peso decisamente inferiore. E anche al criterio 4.1, cioè alla valutazione del potenziamento delle competenze degli alunni, siccome dicevamo è un criterio un po' sfuggente, ambiguo e soprattutto non è chiaro ancora bene cosa siano queste competenze, allora anche questo criterio non lo eliminiamo perché non è corretto, ma gli attribuiamo un punteggio decisamente basso. Ci sono poi un paio di criteri che sarebbero troppo discriminanti perché pochi docenti, per esempio, se la sentono o hanno voglia di provare innovazioni didattiche, quindi al momento possiamo decidere che i docenti che provano a innovare vengono premiati, cioè un bonus, cioè chi non prova non perde niente, chi prova viene premiato. E allo stesso modo, siccome non tutti i docenti hanno possibilità o voglia di scrivere articoli su blog, sui siti internet, sui social, eccetera, anche questo criterio numero 5 lo premiamo tramite un bonus. Il discorso dei bonus è un discorso docimologicamente corretto che viene applicato a livello internazionale, anche a livello universitario. Perché? Perché può sembrare strano, in quanto alla fine il punteggio non è più 100 ma 110, ma questo serve a correggere un difetto delle rubriche analitiche, e cioè che usando rigorosamente una rubrica analitica poi alla fine io non do a nessuno il massimo punteggio, perché è impossibile che qualcuno sia perfetto su tutta la linea, e quindi per correggere questo difetto, per ovviare a questo difetto, devo premiare. Devo trovare dei bonus premianti. L'ultimo criterio, il criterio delle responsabilità, lo dividiamo, gli diamo un peso di 15 e lo dividiamo per esempio nelle tre ipotesi avanzate dalla legge 107, coordinamento organizzativo, didattico, e poi l'ultimo io proporrei di cambiarlo, non responsabilità in merito alla formazione dei docenti in generale, ma alla propria formazione personale. In questo modo io non ho ancora una rubrica, però uno scheletro che mi consente di impostare bene il lavoro. Il passo successivo è decidere i livelli. I livelli prima nella rubrica olistica avevamo visto che erano 5, qua nella rubrica analitica possiamo iniziare con 3, che è il livello minimo, è un livello più semplice. Perché? Perché il difficile delle rubriche analitiche è quello che fa spendere più tempo, è descrivere con un linguaggio chiaro, comprensibile, che non dia adito a confusioni, a discussioni, i descrittori. Qua i descrittori, vedete, semplicemente non ci sono, dovrebbero essere scritti dentro ciascuna di queste caselle, che invece sono piene solo di numeri. Quindi è questo il difficile della rubrica analitica, elaborare dei descrittori efficaci, chiari e che diano adito a poche contestazioni e soprattutto che indichino una strada di sviluppo, come si diceva prima, all'alunno o al docente. In questo modo posso avere una rubrica che funziona nel senso che è condivisa e discussa, è frutto di discussione condivisa e soprattutto è uno strumento che si può al limite che dà delle valutazioni che si possono appunto al limite contestare in un punto anziché l'altro, ma non in blocco come invece succederebbe con le rubriche olistiche. Una volta definita faticosamente la rubrica analitica, rimane un ultimo passaggio che è molto importante e delicato, cioè definire con chiarezza una procedura. Perché?
Normalmente il docente, quando è da solo a valutare i propri alunni nelle prove scritte e orali, la procedura ce l'ha chiara nella sua testa, la segue e quindi non ha bisogno di esplicitarla. Gli alunni imparano a conoscerla strada facendo, valutazione dopo valutazione. Però quando si tratta di valutazioni collegiali, da decidere collegialmente, la questione diventa invece più delicata. E chi ha esperienza di esami di Stato lo sa benissimo, perché quando ci dà a valutare i colloqui, tutte le commissioni sono obbligate ad adottare una griglia, però non è specificato poi che bisogna anche definire una procedura. E quindi, siccome le procedure di valutazione del colloquio dei candidati sono un po' così lasciate un po' alla libertà di discussione, succede spesso che in sede di discussioni nascano delle tensioni, discussioni animate, accese. E quindi, per evitare tutto ciò, è opportuno definire una bella procedura chiara e lineare. Cosa vuol dire? Facciamo un esempio. Possiamo, per esempio, decidere che la procedura che si adotterà sarà questa. Il criterio 1-1 verrà valutato dagli studenti tramite un questionario online, i cui esiti saranno esaminati dal comitato di valutazione. Il criterio 1-2 possiamo per esempio decidere che sarà valutato sia dagli studenti sia dal docente stesso che si autovaluterà. Poi possiamo come terzo step decidere che il criterio 1-3, il criterio 4-2, anche il criterio 2, il criterio 5, il criterio 6-1, 6-2 e 6-3, tutti questi criteri saranno valutati tramite un portfolio che sarà cura del docente realizzare e sottoporre alla commissione, magari in formato digitale. La commissione esaminerà questo portfolio e valuterà questi criteri. Questa, per esempio, è una possibile procedura. Se la procedura viene individuata in maniera chiara e comprensibile, allora la rubrica analitica mi produrrà delle valutazioni e dei punteggi che saranno non solo accettabili dal punto di vista docimologico, ma anche accettati. Un'ultima riflessione prima di concludere. Sono sicuro che a molti colleghi il discorso fin qui tratteggiato apparirà tecnico, arido e burocratico. Ma non è assolutamente così. Ricordo molto bene quello che ci spiegava il professor Comoglio riguardo alle rubriche di valutazione. Il professor Comoglio parlava addirittura di una educazione alla democrazia. In che senso? Una rubrica è uno strumento profondamente democratico in quanto comunica con chiarezza alla persona che deve essere valutata i criteri con cui sarà valutata, ma non solo, gli dà anche la possibilità di discutere questi criteri. E non solo, una volta che questi criteri siano accettati, alla fine gli dà la possibilità di discutere la valutazione stessa che lui riceve, di contestare al limite. Quindi un profondo discorso di democrazia o, come lo definisce Philippe Perrenou, un meccanismo di giustizia. Non solo, ma c'è anche un aspetto profondo valoriale, in quanto la rubrica va vista come un messaggio lanciato dall'istituzione che valuta o dalla persona che valuta alla persona che viene valutata. E cioè, nel caso nostro, si dice a un docente: guarda che a noi ci interessa che tu in primis faccia bene il tuo lavoro di docente. Poi riteniamo importante che tu ti assuma qualche responsabilità, se non altro la responsabilità del tuo personale aggiornamento in servizio. Poi, se hai modo di partecipare attivamente a qualche progetto, se riesci e te la senti di introdurre qualche innovazione didattica e poi hai modo di scrivere articoli, pubblicare su blog, eccetera, ben venga. Questo è un bel di più che noi premiamo, ma questo è appunto un di più e quindi non è fondamentale, perché a noi interessa innanzitutto che tu sia un buon insegnante. E proprio per questo ti valutiamo, non per giudicarti e neanche per incasellarti, ma per indicarti tramite questa rubrica una prospettiva di sviluppo e di crescita professionale. Grazie.